Ciao, allora vediamo insieme quest'altro video piccolissimo per vedere come mettere in autolisi le farine per fare questo pane. Quindi vado a bagnare con più della metà dell'acqua che è prevista nella ricetta. In questo modo metto l'acqua piano piano, giro prima con la spatola e poi con le mani, fino a che la farina non risulta ben bagnata. Naturalmente tante di voi già sanno come si fa e che cosa significa questo video dedicato a chi si cimenta per le prime volte con gli impasti e con il lievito madre. Adesso vedete, pulisco la spatola e continuo con le mani fino a far assorbire bene l'acqua. A che cosa serve l'autolisi? Serve ad abbreviare i tempi di lievitazione, perché in questo modo gli enzimi iniziano a lavorare, quindi si innesca il procedimento fermentativo e si favorisce la formazione del glutine. Vedete, ho messo più della metà di acqua, adesso continuo a bagnare per benino la farina fino a che c'è farina asciutta. Metto acqua, ecco perché con la mano si vede meglio, vedete, deve essere bella umida, e poi il resto dell'acqua la lasciamo per dopo, per l'impasto finale. Vedete, è rimasta meno di 200 ml, quindi erano intorno ai 430 grammi, è di poco superiore al 70% questa idratazione. Ora copro e lascio dai 20 minuti in su, io l'ho lasciata 30 minuti. Vado a girarla un pochino e ci aggiungo ancora un po' d'acqua. Questo serve anche a far assorbire più acqua, e volendo potevo anche mettere e alzare un pochino l'idratazione, arrivare al 75. Ok, adesso giro un pochino, adesso ci vado a mettere il mio lievito madre. Questo l'ho rinfrescato diverse ore fa, all'incirca 5-6 ore fa. Ci tolgo la parte superiore che era un po' secca, erano 100 grammi, quindi alla fine metterò intorno agli 80 grammi, adesso perché fa caldo, perché altrimenti su 600 grammi, 100 grammi di lievito vanno benissimo. Oppure se volete mettere i ligoli, fate il conteggio, di solito 67-70 grammi vanno bene. Pulisco bene il bicchiere. Ok. E procedo mettendo acqua, facendo girare la planetaria, e procedo normalmente col mio impasto fino ad esaurire tutta la dose di acqua.